inizia in questo momento il playoff. Uno contro uno di Gaston, serie di finti, ancora Camara, limite dell'area, tre su di lui, contro dribbling di Camara, tutto da solo, Camara la mette dentro, la palla che resta viva, e il gol di Capello, dopo 14 partite a secco, nella gara più importante, Inter in vantaggio, con il gol di Alessandro Capello, che non aveva ancora segnato in questo 2014. Inter in vantaggio, con il gol di Capello. Si era tenuto il centro per la partita più importante. Al nono minuto, ancora una volta, l'azione parte dall'assolo di uno straordinario Gaston Camara. Il pallone calciato dentro, il colpo di testa è da due passi. Sfiora il raddoppio longo. Attenzione al ribaltamento dell'azione con la conclusione in diagonale da parte di Angeli. Ancora attenzione al tiro da fuori e la parata a terra di Vusic sulla conclusione di Piu. Attenzione al pallone calciato dentro. E non riesce a deviarla a Grifogli. Giocata ancora bene per Diusse, che può metterla in mezzo d'esterno e la traversa sul colpo di testa di Mattiello. Attenzione al movimento in area di rigore. È solo la conclusione, la grandissima parata di Vizej Vusic. Il colpo di testa e poi si mangia ancora una volta il gol del pareggio a Grifogli. Inizia in questo momento la ripresa. Ancora Camara, l'accelerazione in area di rigore, Camara dentro, Capello! Un rigore in movimento, pallone messo giù ancora da Bonazzoli in area, si ferma, arriva lungo e per poco non trova il raddoppio. Attenzione allo scatto di Camara, la palla per lui, Camara è solo, Camara, Camara, salta il portiere, non è finita, Polo il pallonetto e il salvataggio sulla linea. Attenzione al ribaltamento di fronte, dove c'è Angeli in area di rigore, si gira Angeli sul fondo, deviazione, corner. Ancora Bonazzoli, non c'è nessuno, poi vede Palazzi, lo serve con un gran pallone, Palazzi prende la mira, Palazzi! 2-0 Inter, un gran gol di Palazzi! Il coniglio dal cilindro di Andrea Palazzi con Camara, il migliore in campo dei suoi, nobilita la prestazione con un gran gol. Il passaggio di Bonazzoli ha preso la mira, Palazzi. Non ci ha pensato due volte, il destro sul primo palo, non impeccabile Biggeri, 2-0 Inter al 19esimo, la svolta della partita. Attenzione a Baldini che se ne va bene sulla destra, Baldini dentro, Capello! E la parata in corner. Attenzione al controllo di Bonazzoli in area, Bonazzoli non riesce a angolare il tiro. E Guelfi all'altezza del secondo palo, palla che resta viva e poi il gol di Capello che trova la doppietta personale, 3-0 Inter al termine di una mischia furibonda. La doppietta di Alessandro Capello nel giorno più importante, si sblocca definitivamente, due gol. Lui che non segnava dalla partita contro la Ternana di andata, anche lì fu marcatura multipla, ne fece addirittura tre. Era il 14 dicembre, da allora 5 mesi di digiuno. Inter che adesso ha fame di gol, Acampora si ferma, prova il tiro da fuori, traversa di Gennaro Acampora, un siluro. Finisce qui, finisce così, finisce con il 3-0. Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Inter Channel e poi scegli Sky, liberi di...